Ben ritrovati, buon lunedì a tutti voi amici di Diffusion e di DTV. Come ogni lunedì vi aspettavo qui e anche con un certo entusiasmo, con una certa trepidazione. Lunedì scorso non ci siamo visti a causa delle elezioni per il rinnovamento alla guida del paese per il prossimo quinquennio, speriamo. Questo lunedì invece torniamo a parlare di musica, lo facciamo assieme alla nostra Alice che è andata a incontrare per noi il Gershwin Quintet. Deborah, ciao! Finalmente mi trovo in studio con delle donne, con delle musiciste, e che donne e che musiciste! Ciao Giulia! Ciao! La nostra pianista è Giulia Chester ed è la pianista del Gershwin Quintet. Quintet, facile contare. Gershwin, ce lo spieghi? Sì, sicuramente. Il nome di Gershwin avviene subito per caso, quindi cominciamo già con la domanda giusta. Ci siamo trovati in questa formazione un po' particolare, abbastanza inedita, l'unica in Italia, quantomeno fissa, e abbiamo cominciato a provare un brano di Gershwin, che era già stato composto e arrangiato per questa formazione. Ed ecco, cominciando a suonare insieme, ci siamo ritrovate un po' in questa musicalità spontanea del compositore, per cui alla fine siamo dette, senti, dobbiamo sceglierci un nome, certo. Perché non Gershwin? E vada Gershwin Quintet. Anche perché Gershwin fu tra i primi a unire la musica classica con la musica più popolare, più jazz, senza fare una lezione di storia della musica, però è sì, significativo. È assolutamente esatto, uno dei primi compositori che cerca di avvicinarsi più, volendo possiamo dire anche al gusti più del pubblico, quindi una musica sicuramente più orecchiabile che arriva prima. Subito. Ecco. Esatto. Però non fate solo Gershwin. No, no, esattamente, e entreremo nel dettaglio, però ecco, diciamo che ci siamo cominciate ecco, ad aprire ad altri repertori. Allora, prima di lasciarvi al vostro primo brano, Candide di Bernstein, mi presenti le tue socie, colleghe, amiche? E chi più ne ha più ne metta. Esatto. Allora, cominciamo alla nostra sinistra, al sax baritono, Laura Roccheggiani, e proseguiamo con Isabella Fabbri, al sax tenore. E ora le telecamere si abbassino un po', andando sulla destra abbiamo Letizia Ragazzini al sax soprano e Mariella Donaloia al sax contralto. E io sono Giulia Chester al pianoforte. Dopo la vendetta delle amiche, esatto, te la lascio tutta. Dopo. Buona musica. Thank you.
Lady be good. Invece, oh ladies be good. Abbiamo tante donne e facciamo riferimento a un brano famosissimo di Gershwin. Raccontaci questo album uscito qualche anno fa, l'obiettivo, il lavoro, immagino il sudore, la fatica. Raccontaci. È un album che abbiamo inciso nel febbraio 2011. Quindi sono già 2 annetti ed è il nostro primo lavoro discografico sponsorizzato dalla FIDAPA. Siamo molto fiere anche di questo perché un'associazione femminile ha voluto appoggiarci in questo progetto. All Ladies Be Good perché prima di tutto avevamo in repertorio questo splendido brano di Gershwin e in più perché secondo noi ci rappresentava come titolo non solo di una alla canzone grande, ma anche di un album. È un album che raccoglie i nostri primi lavori, i primi brani che abbiamo preparato, in particolare La Rhapsody in Blue, che è il primo brano che abbiamo suonato insieme. Ah, è quello che ci diceva Giulia, il primo brano che avete fatto esatto. Insieme. E l'avete presentato, mi raccontavate prima, dietro le quinte? Sì, l'abbiamo presentato allo stage internazionale di Fermo, e è stato veramente un bel debutto, una bella occasione per presentare un disco in un tempio dei saxofonisti, sì, quale è lo stage di infatti Fermo. Voi provenite da varie parti dell'Italia e un punto comune erano proprio le Marche. Sì, perché c'è una scuola importante. Esatto, è stato un po' il punto di incontro di tutte noi perché abbiamo studiato con maestri diversi, però ci siamo tutte perfezionate con Federico Mondelci, il quale conosceva anche la nostra cara pianista. e l'avete presa subito. Esatto, e quindi di lì insomma siamo partite e lì abbiamo presentato il nostro primo disco. E siete le uniche in Italia, possiamo ribadirlo, una formazione stabile, tutte donne, saxofoniste e una pianista, siete le uniche. Sì, siamo. È molto importante. Direi questo tipo di formazione è unico indipendentemente dal fatto che siamo tutte donne, nel senso che non esistono altre formazioni stabili di questo tipo. Per cui abbiamo dovuto fare anche un grosso lavoro di commissionamento di brani e di arrangiamenti. Di arrangiamenti, sì. So che qualcuno vi sta scrivendo anche dei brani inediti.
Sì, abbiamo due compositori che hanno chiesto di scriverci due brani apposta per noi e alcuni arrangiatori che ci hanno dedicato degli arrangiamenti. Ad esempio quello che abbiamo suonato adesso, Candide di Bernstein, è un arrangiamento di Silvestro Sabatelli e dedicato proprio a noi. Bene, vi lascio col vostro secondo brano. Che sono i tre preludi di Gershwin, invece arrangiati da noi stesse. Bravissime. Thank you.
Eccoci di nuovo col Gershwin Quintet, con Isabella. Allora vi chiedo, visto che Letizia ci aveva detto che già due autori vi stanno scrivendo dei brani inediti, pensate di fare un nuovo album? Esattamente, sì, infatti stiamo pensando... Vedo e prevedo. Esatto, stiamo pensando a un secondo lavoro che racchiuderà brani scritti per noi, quindi brani contemporanei, e che racchiuderà anche altri arrangiamenti, sempre dal nostro repertorio, insomma, più... classico. Esatto, sì, musica americana. Chissà che questo non sia il disco che ci porterà all'estero, infatti ci piacerebbe molto poterlo presentare al prossimo congresso mondiale del sassofono che si terrà a Strasburgo, in Francia. Quindi speriamo che ci porti fortuna. In bocca al lupo. Grazie. Ora cosa ci suonate? Allora, suoneremo di Pedro Iturralde un movimento della suite Memorias, originale per questa formazione. Benissimo, grazie. Da dove ti abbiamo salutato, ti risalutiamo perché il tempo per noi, per le nostre ladies, è finito.
auguro a queste bravissime, bellissime ragazze un in bocca al lupo enorme e alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao. Avete visto che bravi che sono i ragazzi del Gershwin Quintet? Bene, ora vi lascio in compagnia dei programmi di DTV, ma vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre qui a Diffusion alle 19.30, in replica alle 13. Domani, martedì, andiamo a parlare di accertamenti e diritti del contribuente.